Allora ragazzi, siamo alla fine anche di questo percorso di assemblaggio di un basso. Ovviamente se cercate un prodotto perfetto, ahimè, o lo prendete nuovo o lo prendete usato, tenuto bene. Questo è un basso comunque costituito da tutti Fender, composto da tutti i pezzi della Fender, quindi molti sto girando il naso, molti diranno no, ma passi assemblati, ma a me piace, quindi me lo tengo. E sono anche abbastanza soddisfatto di come è venuto, dai. A parte che devo sempre togliere questa pellicola, non lo farò. Allora, per quanto riguarda setup, quindi tutte le operazioni che dobbiamo fare quando si cambia le corde, quando vogliamo dare una sistematina al nostro basso, io non mi baso mai su delle tabelle della Fender, delle guide di altre marche, eccetera. Mi baso solo sul mio orecchio, perché l'esperienza mi ha fatto capire che stando troppo dietro appunto a misure, millimetri, regole, eccetera, poi non rimango mai soddisfatto da un punto di vista sonoro, di feeling con lo strumento, che è poi la cosa più importante. Quindi se la Fender mi dice che il pickup deve stare a 2 mm dalla corda, io poi lo metto a 2 mm, vado a suonare, il suono fa schifo, lo metto a 5 mm, mi piace, me lo tengo a 5 mm. Lo stesso con l'action, con il Truss Road, eccetera, eccetera. Allora, quindi io nel PDF metto comunque delle misure di riferimento per capire grosso modo se c'è qualche danno grosso, cioè se dovete mettere l'altezza delle corde, faccio un esempio, a 5 mm, altrimenti non suonano, allora vuol dire che c'è qualche problema su tasti, eccetera. Quindi delle tabelle di riferimento per capire più o meno su che valori si deve andare a parare, le metto nel PDF, però ora voglio farvi vedere come faccio io il mio setup, le mie regolazioni. Parto sempre dal Truss Road. Qui vi do un consiglio. Allora, se dovete, volete stringere il Truss Road, mi sento di dirvi di allentare le corde, perché si rischia di fare dei danni allucinanti. Allora, il Truss Road sarebbe quella barra filettata che praticamente attraversa l'interno del manico e regola l'inclinazione, più concavo, più convesso, ma si vede meglio nello scritto. Questa regolazione è fondamentale per il suono di uno strumento, tra cui il basso, e di solito si regola o con una vita a brugola posta alla fine della tastiera, alla fine del manico, oppure in altri casi, tipo questo, che è un manico di impreciso, abbiamo sulla paletta. No, ho detto una cavolata, anche questo ce l'ha, non mi ricordo più. Anche questo ce l'ha sul fondo. Ora, io ho tutti i bassi con la vite sul fondo, mi sembra. Comunque, ci sono anche quelli che si regolano da qui. Il senso è identico. Andando in senso orario si stringe, quindi il legno, diciamo, la curvatura diventa più concava, come si dice. Praticamente fa, diciamo, la parte centrale si inclina. Fate questa prova, ecco, ve lo spiego meglio. Guardate la distanza dalle corde, se dalla corda al tasto, più o meno al centro del manico, comunque si dice il settimo, ottavo tasto, e stringendo, e c'è una certa distanza. Stringendo la vite, questa distanza nel centro del manico diminuisce, quindi fa questa
questa curvatura, così tende ad allontanarsi. Qui può essere utile, ad esempio, quando basso frusta nella parte finale, allentando di conseguenza, fa così e quindi la distanza aumenterà. Qui ci sono dei valori di riferimento, però io mi fido del mio orecchio perché, ecco, voglio arrivare a questo punto, girando anche solo di un quarto la vite del Truss Road. Ora io non vi faccio questa dimostrazione perché, essendo un manico nuovo, non vado a toccare inutilmente il Truss Road perché l'ho suonato e mi va bene così. Però vi assicuro che se tenete l'amplificatore acceso e regolate di un ottavo di giro, nemmeno un quarto, si sente una differenza sul sound proprio clamorosa. Quindi gestitevi in modo veramente veramente graduale, non stringete mai più di un quarto di giro perché si può veramente fare dei danni clamorosi, soprattutto in manici come questo che sono costosi, o manici come questo che sono datati, sono degli anni 70 e quindi hanno un valore anche, diciamo, di anni, ecco, di età. Detto questo, trovate il vostro suono, cioè il suono che vi piace, che volete, il feeling con lo strumento, al di là delle tabelle. Quindi fate delle prove e ricordatevi che il legno è comunque vivo, nel senso che quando cambia la temperatura, quando cambia la stagione, quando cambia l'umidità, si muove. Cioè, diciamo che ha diciamo degli sbalzi di curvatura, quindi ogni tanto va dato un occhio, oppure ogni tanto ci accorgiamo che qualcosa è cambiato, si va a controllare e si risistema. Diciamo che in linea di massima io ogni 3 mesi faccio un controllino che tutto sia a posto, tutti i bassi che ho. Se lo lasciate tanto senza corde, è importante allentarlo un po'. Detto questo, una volta che avete trovato il suono che vi piace, il feeling giusto, che non sia troppo faticoso da suonare in certe parti, che suoni bene ovunque, insomma, tutto quello che volete, si va a regolare l'action, ovvero l'altezza delle corde. Allora, anche qui è molto 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 soggettivo. C'è chi adora diciamo, l'action rasoterra, diciamo così, veramente basse perché si trovano meglio, o perché in alcuni generi musicali magari sono più indicati, sono più indicate, eccetera. C'è chi come me le adora belle altine perché mi piace più il suono, perché anche mi trovo meglio, e per abitudine anche. C'è chi li piace altissime, quindi avranno i loro motivi. Quindi anche qui si parte da un riferimento, come ho detto prima, per Truss Road, ma poi va tutto in base a cosa vogliamo ottenere noi. Quindi se volete maggior, diciamo, velocità, diciamo così, qui la luce non si paga, va via, tenetela ovviamente più bassa. Volete un suono più pulito, senza strani rumori, eccetera, alzatela un pochino, ma l'orecchio prima di tutto. Quindi cosa succede? Si va a agire sulle sellette, che sono questi simpatici aggeggini qui che regolano appunto l'altezza della corda. Procuratevi più rugoline possibili, perché a meno che non abbiate bellissimi ponti Fender vintage dove sono sempre a vite a taglio. I ponti economici tipo questo hanno queste cavolo di brugoline che tutte le volte io trovo una misura diversa e mi fanno impazzire. Comunque, in linea di massima, più ne avete meglio è. E in linea di massima, stringendo, quindi andando in senso orario,
Si alza l'action perché vado la vite della selletta, la stringo, la selletta si alza di conseguenza e quindi si alza anche la corda. Quindi senso orario alzo, senso antiorario abbasso. Come avevo detto prima quando ero ancora in garage, nell'officina, può darsi, può capitare nel corso dei vostri acquisti, della vostra storia sul fai da te, che anche mettendole rasenti al ponte, quindi a zero, diciamo, allentandole totalmente, sia troppo alta l'action, oppure viceversa, che mettendole al massimo dell'altezza, le corde siano troppo basse. Allora, in questo caso si può ricorrere al discorso del zappatura del manico. Vi scrivo tutto nel PDF. Ci sono dei manici che hanno proprio la regolazione di questa cosa qui, l'angolazione in questo senso del manico. I più non ce l'hanno, quindi come Fender, eccetera, bisogna fare da noi, e per fare queste modifiche basta, insomma, con la giusta cautela bisogna mettere uno spessore di carta, o comunque non mi ricordo cosa consiglio ora Fendi. Io ho sempre fatto con più strati di carta, insomma, a seconda di quanto spessore devo mettere, largo, quanto è largo il manico. Ovviamente nell'alloggio del tacco del manico si va a mettere o in fondo o in cima, a seconda del problema che riscontriamo. Comunque vi scrivo tutto. Una volta regolata anche l'action, quindi trovate il vostro equilibrio e le note suonano tutte senza rumori strani o altro, si va a regolare, cosa fondamentale, l'intonazione. Cosa vuol dire intonazione? Non è detto che il basso, se lo accordiamo con un accordatore anche buono della Tizio Electronic, faccio anche un po' di pubblicità, non è detto che quando andate a suonare il basso sia realmente intonato e accordato. Per fare questo bisogna arrivare a un giusto compromesso, partendo da un presupposto che trovare l'intonazione perfetta su tutti i tasti, ahimè, la vedo dura, per un discorso proprio fisico, ma non mi ci addentro ora. L'equilibrio giusto è quello di intonare la corda a vuoto con la corda tenuta premuta al dodicesimo tasto. Allora, se il risultato è, come in questo caso, sia all'orecchio, magari leggermente calante, però se è perfetto, lasciate stare così, quindi probabilmente in qualsiasi zona andrete a suonare più o meno sarete intonati. Se la nota premuta è crescente a quella a vuoto, bisogna far arretrare la selletta verso, diciamo, la fine del ponte, quindi verso la fine del basso. Per fare questo, anche qui a volte ci sono viti a stella, sarebbe questo, viti a stella, viti a taglio, qualsiasi tipo di vite abbiate, per farla arretrare si stringe, quindi senso orario. Quindi poi si va a ricontrollare finché le due note, anche all'orecchio, soprattutto all'orecchio, perché sa, l'accordatore non è che proprio siano, a meno che non ci spendete un milione, difficile siano perfetti. Quindi l'orecchio è sempre l'arma migliore. In questo caso è leggermente calante, quindi io devo fare l'operazione inversa. Vado ad allentare un pochino la vite, la selletta scorre in avanti, quindi verso il pickup. Riaccordo la corda in questione a vuoto, quindi una volta che è accordata sul sol, vado a riverificare. Ora è perfetta, infatti. Non so se si vede l'accordatore. Metto un pochino più qua.
anche lui mi dice che siamo quasi perfetti, quindi le provo tutte, anche questa è leggermente calante, quindi faccio la stessa cosa. In linea di massima, quasi sempre, diciamo, a prima vista, le sellette stanno gradualmente più vicine al pick-up, più la corda è sottile, nel senso che il sol sarà quasi sempre più vicino alla parte del pick-up rispetto al mi. Di poco, ma avrà, il ponte avrà quasi sempre questo andamento delle sellette. Quindi, una volta fatto anche l'intonazione, ora io finisco dopo, se no qui mi dilungo, è la volta dell'altezza di pick-up. Allora, altezza di pick-up, fate conto che è come parlare al microfono così, o così, o così. Cambia ovviamente tantissimo quello che il povero microfono capta e quindi manda all'amplificatore, dove volete. Quindi anche qui è un discorso di gusto personale. Dovete fare delle prove, ovvero prendete il vostro ampli. Una cosa che non ho detto, quando accordate il basso, tenetelo sempre in posizione di come suonate, perché se lo lasciate su un tavolo e lo accordate, vi darà dei valori sballatissimi, proprio perché l'ennesi. Sono vivi, diciamo. Dicevo, accendete l'amplificatore, suonate, prendete i giusti valori di riferimento, ma di riferimento, come continuo a dire, e guardate se più o meno ci siete. Una volta che più o meno ci siete, mandate a fare le tabelle e gustatevi tutte le possibilità che avete. Quindi, qui veramente non si fanno danni, si può. Stringendo le quattro vitine o due se lo volete inclinare da una parte perché magari sulle corde basse lo volete più lontano, sulle corde alte più vicino, si può regolare. Quindi stringendo il pick-up in questo caso si abbassa, quindi aumenta la distanza dalla corda, allentando al contrario viene più su. E quindi si avvicina alla corda. Il valore di riferimento si va a verificare con un semplice calibro di solito. Sono anni che non faccio queste cose, quindi non ricordo bene. Comunque si dovrebbe andare a vedere su tutte le corde quant'è la distanza tra la fine della corda e il polo. E si va a verificare, ad esempio, ora sono su 3 mm e mezzo, se ho fatto una cosa buona o se la Fender mi manda a cacare. Però io mando a cacare la Fender perché non me ne frega nulla. Se lo voglio 8 mm, lo tengo 8 mm. Quindi qui vi potete veramente lasciare andare, tanto non succede niente se lo alzate o lo abbassate, non è come il Trussell. E sentite la differenza di suono, perché anche qui veramente è una cosa allucinante. Basta alzarlo o abbassarlo leggermente che il suono cambia completamente, diciamo, qualità e caratteristiche, diciamo così. Ragazzi, io penso di aver detto tutto quello che so, anche perché purtroppo non sono un liutaio e come ho sempre premesso dall'inizio, prendete questa guida con le molle, perché a me piace fare cose a modo mio, diversamente da tanti che seguono alla lettera guide o altro. Spero di aver fatto un lavoro comunque che possa essere in qualche modo utile. Io ce l'ho messa tutta, d'altronde non mi riuscirebbe fare una cosa diversa da quella che ritengo giusta, però c'è anche da dire che
se vi rivolgete a persone con più che diciamo che questo è il loro lavoro principale, sicuramente troverete maggior professionalità, maggior competenza e tutto. Io sono andato solo con esperienza e con diciamo con i danni, è tornata la luce, ho pagato con i danni che ho fatto nella vita su basi più o meno economici, da lì ho imparato, no, non l'ho pagato, a evitare certe cose, fare altri tipi di considerazioni, eccetera. Quindi spero di aver fatto comunque qualcosa di utile. Se non è così, mi dispiace, andate da un liutaio. Se invece è così, magari datemi una mano nel mio piccolo a crescere, magari con il mio canale YouTube, non chiedo altro. Quindi grazie per avermi seguito e trovate tutto, poi tutto il resto delle cose che non sono riuscito a dire, che ho dimenticato nel PDF, e ci vediamo poi magari al prossimo assemblaggio.